l'ha detto che una vetreria medio-piccola non possa provvedere internamente alla tempra del vetro? Certo, bisogna fare attenzione alla scelta del forno e calcolare bene l'investimento, o si rischia di fare l'errore di Pietro. Credeva di aver fatto un affare, ma troppo tardi si è reso conto che il forno acquistato gli costa un patrimonio di consumo energetico. Necessita di un impianto da 600 kW e una volta attivato occorre mantenerlo sempre acceso. A tutto ciò vanno aggiunte altre voci come costruzione della cabina elettrica e opere murarie. Insomma, negli ultimi 10 anni Pietro ha speso oltre 1,5 milioni di euro, di cui l'87% solo per l'energia. È andata meglio a Mauro, che ha scelto un forno Mazzaroppi. L'azienda italiana che dal 1958 è specializzata nel progettare e realizzare impianti all'avanguardia per la tempra del vetro. I forni Mazzaroppi necessitano di un impianto da 200 kW e consumano metà dell'energia rispetto a tutti gli altri sul mercato. In più, si installano senza opere murarie, sono compatti e raggiungono i 680 gradi in una sola ora. Per questo è possibile spegnerli a fine giornata. Che risparmio per Mauro! Calcolando le stesse voci di Pietro, l'investimento gli è costato 698.000 euro. A conti fatti, il forno lo ha avuto gratis. Già, perché oltre all'enorme risparmio energetico, in caso di restituzione, anche dopo 10 anni, Mazzaroppi offre un valore futuro garantito pari al 30% di quello iniziale. Ecco perché, se non vuoi continuare ad esternalizzare il processo di tempra, la soluzione vantaggiosa è una sola. Mazzaroppi. High performance. Always.